Le prime tappe della nostra avventura in catamarano sono l'isola di Zarabagina e quella di Ancarea. Siamo al porto di Elbil per lasciare Nosy Be e andare alla scoperta dell'arcipelago Mizio. Non sappiamo ancora cosa ci aspetta, ma siamo ben organizzati e pronti a tutto. Stiamo lasciando il porto per iniziare la nostra avventura in catamarano. Che ci accompagnerà per questi 5 giorni di avventura nell'arcipelago Mizio. Ed eccoci qui nel nostro catamarano. Andiamo a scoprirlo insieme. Le bibite non possono mancare. Un po' di THB, birra, Fanta Ananas, acqua. Ed ecco qui che questa qui è la cucina. Vedete? Tavolo. Qui invece c'è, dovrebbe essere la cabina del capitano, anche se questa camera qui è nostra perché sono tre camere matrimoniali. Questo è un bagno. Questa qui è un'altra camera con un letto. Vedete l'armadio. Adesso saliamo le scale. Mettiamo la testa. Vabbè, qui fuori stasera mangeremo. Adesso scendiamo per scoprire insieme. Qui c'è un'altra camera, un altro letto matrimoniale. Alle mie spalle qui c'è un altro bagno e ancora un'altra camera matrimoniale. Guardate qui chi c'è. Guardate. Che dire, adesso ce la godiamo tutta. Sono 5 giorni, noi e il mare. Dai, dai. E inizia la nostra avventura in catamarano. È il nostro capitano Riccardo che ci porta in questa fantastica avventura. Il momento che tanto aspettavamo è arrivato. Uno dei nostri sogni sta per avverarsi. Navigheremo le acque del canale del Mozambico, esploreremo isolotti disabitati e incontaminati, scopriremo villaggi isolati e ci rilasseremo come non mai. Finalmente, per la prima volta, dopo migliaia e migliaia di chilometri percorsi, possiamo goderci il mare senza alcun limite. Non sembra vero. A svegliarci sarà solo il dolce suono del mare e non la solita sveglia. Ed ecco qui, abbiamo già pescato. Come si chiama? Angu. È arrivata l'ora di pranzo e il nostro chef ci delizia con pietanze tipiche malgasce, verdure, pesce e ovviamente non manca mai il riso. Non capita tutti i giorni di mangiare di fronte a spiagge paradisiache come questa.
Benvenuti a Zara Vagina. E guardate un po' qui cosa abbiamo pescato. È un pescione azzurro. Davvero un bel esemplare. Neanche il tempo di digerire che ci ritroviamo nelle acque azzurre e cristalline di quest'angolo di paradiso terrestre. Zara Vagina si trova a circa 40 miglia da Nosy Be e vuol dire letteralmente isola bella da vedere. Ha una ricca vegetazione, la sabbia bianchissima e il mare calmo e ricolmo di pesci. A parte poche capanne di pescatori locali, ospita i 25 bungalow del lussuoso resort Constance Zara Vagina. Di giorno le immersioni, lo snorkeling e la pesca subacquea sono tra le principali attività da svolgere su questa meravigliosa isola. Di notte il mare si illumina grazie al plankton, creando un effetto incredibile, quello della bioluminescenza. Ed è proprio qui che riusciamo a procurarci la cena. Ecco il nostro chef che ha appena cucinato il pollo. Ok. Wow. Zara Vagina, pur essendo un'oasi di pace, non è il luogo ideale per fermarci a dormire. Ed è per questo che ci spostiamo nella vicina Nosy Mizio, in una baia più riparata dove passeremo la notte. Comandante! Irina, ma quello è normale così, Non diventa... Puoi dire fra quanti minuti arriviamo, comandante? Ci vuole, penso, ancora un quarto d'ora, Vabbè, comandante, si deve chiudere. Ma è vero, fra un quarto d'ora siamo lì, Ancora un quarto d'ora, veramente? Sì. Sì, lo so, ragazzi, io vedo... vede chiaro, quello lo sa tutto. Sì. Oh, che bella vita, bella davvero, la vita del bucaniere. Come si va, capitano? Andiamo bene, un quarto d'ora e siamo nella baia. Essere un capitano, anche solo per un po', è stata un'emozione unica per me, che ho sempre desiderato essere un uomo di mare. Un nuovo giorno inizia, il sole è già alto e abbagliante, il mare è calmo e noi pronti per fare una ricca colazione.
la nostra meta è più vicina che mai. Nosy Ankaraea è un'isola deserta, coperta di foreste e conosciuta per i suoi baobab. Con i suoi 238 metri di altezza è la più alta dell'arcipelago Mizio. Il nostro chef è già all'opera. Oggi mangeremo per la prima volta i granchi di fango, una prelibatezza del Madagascar. È così per conservare i granchi, basta che ci rimane rimasto un po' di fango. Questo è il mio nuovo fucile e adesso mi tocca. Quasi impensabile dover procurare qualcosa da mangiare tra pesci colorati e un tappeto di stelle marine e coralli. Eppure per i malgasci è la normale routine. Molti pesci purtroppo sono simili tra loro e tanto diversi da quelli del nostro mare, talvolta anche velenosi e non commestibili. Infatti anche ai pescatori locali capita di sbagliare, come è successo in questo caso. Ankaraea è un vero e proprio paradiso incontaminato e la sua alta montagna sembra doppia, rispecchiandosi nell'acqua cristallina di un turchese intenso e poco profonda, mentre la sua finissima sabbia bianca si presenta come una distesa di conchiglie. Ai nostri occhi la vista dall'alto è pura magia. Come i pianeti ruotano attorno al sole, noi ruotiamo attorno alle isole di questo fantastico arcipelago. Un puntino bianco nell'oceano. Questo è quello che siamo adesso. Che sta succedendo? Il capitano sta vedendo quale mappa ci porterà a scoprire il tesoro. Wow! Siamo giunti su quest'altra isola. Come vedete è un po' nuvoloso e noi resteremo qui a dormire se il tempo permette. Adesso facciamo un po' di snorkeling e riposiamo. Sapendo che c'era un grande villaggio di pescatori, abbiamo preferito non fare snorkeling, ma portare qualcosa alle persone del posto, raggiungendo la spiaggia di Ampasindava con la nostra piccola barca. Grande pescata! Mamma mia! Bellissimo!
Ad occuparsi delle proprie famiglie non sono solo gli adulti, ma anche i ragazzini e i bambini che svolgono qualsiasi tipo di mansione, costretti a diventare grandi troppo presto. Vivono in condizioni in cui pochi di noi vorrebbero essere, senza elettricità e senza acqua, eppure sono gioiosi. Le loro abitazioni sono capanne molto semplici, costruite sulla sabbia a pochi passi dal mare, con tronchi, pezzi di legno e foglie. Sono i più piccoli a popolare la maggior parte dei villaggi ed è proprio a loro che regaliamo penne, quaderni, matite colorate, disegni, in cambio di sguardi che mai dimenticheremo. Ai più grandi invece regaliamo vestiti, costumi e tutto quello che abbiamo. No, penso che ci va. Ci va. Grande cacciatore! Mamma! Ciao! E poco più avanti un altro villaggio, altri volti, altre emozioni. Chiki senda senda fasi takin renyam chikaru Nara ni fanzu izui fong a tamze ni fangka swangu Denis ni ambung nis ni ambang nis ni afalyang amis ni tumang Chinam pyo barasa Deni fangka ti yatu Mam hangala kana warotiako ti akure. Nonostante le difficoltà, hanno sempre il sorriso stampato sulle labbra, come quando il cielo sorride dopo una tempesta. Vado ande fiman tapa che vi trasa mi no. Cinza la sala fanno. Tapa che vi trasa mi no. Oggi a questi bimbi voglio regalare tutto quello che ho. Di fare me questi niheri culti avi ami giù vi fami no. Tapa che vita sa mi no. Ci sala sala fa no. Tapa che vita sa mi no. Oh, 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 o
che na imra isel, na imra isi, sauti yana, sauti ulo, nata fundi poga, na vara ta ilata, tia mata toga, sabata fala, saka. Papà! A chi ci va Non ci sono parole per descrivere questi momenti, attimi che ci insegnano il vero valore della felicità. Che vita esamino ci sala sala fanno tappa che vita esamino vanno e lei che na imra isel na imra isel sauti yana sauti ulo nata fundi po La vara tra i lati, ti ha fatto toga, sabato fa la sacca. Ok. Anasli. Anagana. Beluma. È giunta l'ora di lasciare il villaggio. Ciò che gli occhi hanno visto, il cuore non dimentica. We'll be right back.